Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta Paris Brest. Questa delizia venne creata nel 1891 dal pasticcere Louis Durand, appunto per commemorare la corsa Paris-Brest-Paris. La sua forma ricordava proprio quella di una ruota di una bicicletta, infatti era perfettamente circolare. Si diffuse tra i ciclisti del Paris-Brest, cioè di questa corsa, poi in tutta la Francia e successivamente in tutto il mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questo pezzo di storia francese. Per questa fantastica ricetta ci serviranno 150 g di farina 00, 125 ml di latte, 125 ml di acqua, 4 uova, 100 g di burro, 30 g di mandorle già tagliate a scaglie, 4 g di zucchero e 2 g di sale. Per prima cosa mettiamo dentro un pentolino il latte, l'acqua, il burro, il sale e lo zucchero. Poi mescoliamo e portiamo il tutto a ebollizione. Quando il nostro composto sarà arrivato all'ebollizione non ci rimarrà altro che trasferirlo via dal fuoco, poi aggiungere la farina tutta ad un colpo. Mescoliamo energicamente il tutto finché la farina non si sarà assorbita per bene al tutto. Finito anche questo passaggio non ci rimane altro che trasferire il tutto di nuovo sul fuoco e mescolare il tutto per altri 2-3 minuti, ossia finché sul fondo non si formerà una leggerissima patina bianca. E quando si sarà formata una leggerissima pellicola sul nostro pentolino non ci rimane altro che trasferire il nostro impasto su una ciotola e lasciare tutto intiepidire. Una volta intiepidito il nostro impasto non ci rimane altro che, aiutandoci con una forchetta, sbattere per bene le nostre uova, proprio così. Poi aggiungerle poco per volta al nostro composto. Mescoliamo per bene il tutto e per aggiungere l'altro poco dobbiamo aspettare che quello precedente si sia assorbito per bene. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro uovo. Finite di aggiungere tutte le nostre uova all'impasto non ci rimane altro che trasferirlo dentro una sac à poche con il beccuccio di 1,5 cm. Noi ora abbiamo preso una teglia e ci abbiamo messo della carta da forno sopra, un pochino di burro ai lati così rimaneva ben ferma, poi abbiamo fatto un cerchio di 20 cm aiutandoci con la nostra sac à poche. A questo punto non ci rimane altro che crearne un altro all'interno, sempre che stia vicino ai bordi di quello precedente. Fatto ciò facciamo un altro cerchio, però questa volta in mezzo ai primi due. Finito di fare anche questo passaggio non ci rimane altro che spalmare dell'uovo sbattuto lungo tutta la superficie della nostra corona e poi mettere sopra le mandorle a scaglie. Poi lo cuociamo a forno normale 180 gradi per 45 minuti. Ed ecco come si presenta la nostra ciambella appena sfornata. Una piccola accortezza. Passati 45 minuti di cottura, spegnete il forno e mettete un cucchiaio tra lo sportello e il forno. Poi lasciate questo anello a riposare dentro di esso per un quarto d'ora. Fatto ciò lo riprendiamo e lo mettiamo a raffreddare. Mentre la nostra corona di pasta choux sta riposando, noi ci occupiamo della crema mousseline, che sarà il suo ripieno. E per essa ci serviranno 500 g di crema pasticcera, per chi non avesse visto il nostro video si guardi per bene il link in descrizione, 100 g di burro a temperatura ambiente, 150 g di zucchero,
80 g di nocciole già tostate, 100 g di mandorle già tostate e 30 ml di acqua a temperatura ambiente. Per fare la nostra crema muslin, per prima cosa abbiamo preso una padella e ci abbiamo messo lo zucchero e l'acqua. Poi lasciamo che il tutto diventi di un bel colore ambrato. Raggiunto questo colore possiamo aggiungere le nocciole e le mandorle. Poi mescoliamo il tutto per bene finché non sarà diventato un tutt'uno omogeneo. Quando saranno diventati un tutt'uno non ci rimane altro che trasferire il tutto sulla carta da forno e lasciare che si raffreddino per bene. Quando il nostro caramello sarà ben freddo non ci rimarrà altro che, aiutandoci con le mani, romperlo per bene, metterne da parte giusto una manciata perché ci servirà più tardi e il restante metterlo a mixare dentro il nostro robot finché diventerà una bella polvere. Giunti a questa consistenza non ci rimane altro che togliere dai bordi tutto ciò che si era attaccato e continuare a mischiare finché non diventerà una crema omogenea. E dopo 5 minuti di mixaggio ecco la consistenza che deve ottenere il nostro composto. Fatto ciò non ci rimarrà altro che trasferirlo in una ciotolina. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra crema e per prima cosa mettiamo la crema pasticcera in una bowl più capiente e, aiutandoci con una palettina, togliamo i residui dalla ciotolina. Fatto ciò, prendiamo delle fruste elettriche e la riavviviamo per qualche minuto. Dopodiché mettiamo la nostra crema di mandorle, nocciole e caramello assieme alla crema pasticcera. Fatto ciò, prendiamo le nostre fruste elettriche e mescoliamo per bene il tutto finché non diventerà una crema omogenea. E dopo 2 minuti possiamo aggiungere il burro, che deve essere a temperatura ambiente, poco alla volta. Ovviamente mescoliamo sempre aiutandoci con le nostre fruste elettriche. Giunti a questa consistenza non ci rimane altro che metterla in frigo per 30 minuti, così si assesta per bene. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta. Come potete vedere abbiamo già tagliato a metà la nostra corona di pasta choux e abbiamo messo la nostra crema dentro una sac à poche con un beccuccio a stella di 1 cm. E ora non ci rimane altro che riempire il nostro anello per bene con la crema. Poi applichiamo dei disegni sopra la crema e continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro anello. Ora invece facciamo semplicemente un cerchio sopra la nostra crema. Finiamo la torta mettendo la parte superiore della nostra corona. Infine un pochino di zucchero per abbellirla in modo fantastico. Ma guardate che meraviglia di Paris Brest che ci è venuto, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia di una torta Paris Brest. Ma prima noi vi vogliamo far vedere come si presenta dentro. Guardate che meraviglia di una torta, ragazzi! E adesso finalmente la possiamo assaggiare. Mamma mia che buona che è, ragazzi! Veramente è stratosferica! C'è questa crema muslin che è qualcosa di spaziale. Perché? Il croccante assieme alla crema pasticcera ha sprigionato tutti i sapori e ha dato vita a una crema veramente super straordinaria e saporita.
Poi c'è questa pasta choux cotta alla perfezione, croccante anche lei che si scioglie in bocca. Poi completano tutto le parti croccanti anche le mandorle a scaglie e i pezzettini di croccante che avevamo messo nella crema. Insomma ragazzi, veramente una meraviglia assolutamente da provare. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!